è tornato a flagellare la Toscana, dove sono esondati due fiumi, ma per fortuna non si registrano vittime. Moltissimi gli sfollati e scuole chiuse in tutta la regione. Situazione critica di nuovo in Liguria, con Genova che è stata colpita mercoledì da un nubifragio. Allerta nell'Alessandrino, dove un paese, Gavi, risulta il più colpito con una settantina di sfollati. Nel Parmense, paura per due fiumi a rischio esondazione, ed in Umbria, la perturbazione proveniente dalla Spagna dovrebbe arrivare nelle prossime ore nel sud Italia. La revisione della legge Severino non ci sarà, lo ha detto il ministro della giustizia Orlando, specificando che non è all'attenzione del Dicastero da lui diretto. Tutto ciò in attesa della decisione della consulta sul caso del sindaco di Napoli De Magistris, rientrato nelle sue funzioni da pochi giorni dopo che il TAR aveva rinviato gli atti della sua condanna alla Corte stessa. Giovedì comincia la fase di ritorno dei gironi di Europa League, in cui sono impegnate quattro formazioni italiane. Si parte alle 19 con gli impegni esterni di Inter e Torino. I nerazzurri sono ospiti dei francesi del Saint-Étienne, andata 0-0 a San Siro, e cercano di riscattare la prestazione di campionato sconcertante di Parma. I Granata, in Finlandia dall'Ekka a Helsinki, vogliono consolidare il 2-0 dell'andata a Torino. Alle 21.05 impegni casalinghi per Fiorentina e Napoli. I Viola, già vincenti all'andata per 3-0 contro il VAOK Salonicco, cercano il consolidamento e la condizione necessaria per approdare alla seconda fase. Il Napoli, dopo il successo sulla Roma, vuole riscattare lo 0-2 di Berna contro un Young Boys, determinato al colpo grosso nella tana del San Paolo.